At their 130-square-meter booth at the 2015 SPS Drives exhibition in Nuremberg, Parker Hannifin presents a wealth of innovative components, systems and solutions for electrical and electromechanical motion and control technology as well as for electromechanical linear technology. Buongiorno e benvenuti ad SPS, allo stand Parker. Io sono Alessandro Porro, Product Manager per i servomotori brushless della divisione elettromeccanica Land Drives e quest'oggi qui ad SPS sono a mostrarvi le funzionalità del motore lineare tubolare ETT. Lo vedete qui in funzione in questo sistema cartesiano XY dove sono presenti due delle quattro taglie disponibili. Partiamo dalla più piccola che è una ISO 25 fino ad arrivare a quella più grande che è un ISO 80. L'ISO 25 ha una forza continuativa pari a 8 N, mentre l'ISO 80 può arrivare ben oltre i 2000 N di picco. Sto parlando di ISO in quanto ETT è compatibile a livello meccanico con lo standard in ISO 15552 e viene utilizzato come soluzione elettromeccanica a tutte quelle applicazioni dove necessitano attuatori pneumatici. Nel confronto diretto abbiamo che ETT ha una ripetibilità di posizione pari a 0,05 mm con un'accuratezza pari a 0,5 mm e se valutato proprio con dei cilindri pneumatici, proprio in confronto diretto con dei cilindri pneumatici, abbiamo che ETT permette altre due funzioni molto importanti. Una è la possibilità di controllare dinamicamente il carico applicato al prodotto che viene spinto o mosso in generale e la seconda caratteristica molto importante è che con l'ETT ci si può posizionare lungo la sua corsa in diversi punti senza dover tassativamente percorrere tutta la sua corsa. ETT di conseguenza rispetto a una soluzione pneumatica o un attuatore in linea generale ha un notevole incremento di prestazioni sia in termini di efficienza energetica che in termini dinamici. Un ventaglio ampio di opzioni meccaniche applicabili allo stelo o applicabili al motore intero completa ETT, in quanto è disponibile sia il giunto a sfera che la forcella per l'attacco, oppure anche un sistema di antirotazione e un sistema per carro mobile. Applicate ETT può essere utilizzato in applicazioni come ad esempio taglierine, posizionatori, impilatori, oppure anche semplici robot. L'alimentazione a 230 volt e il feedback integrato presenti nell'ETT fa sì che qualunque tipologia di drive servo azionamento presente sul mercato è in grado di controllarlo. Alla fine ETT è il prodotto che serve se tu vuoi dare energia al tuo sistema lineare. Dal mio punto di vista per quest'oggi è tutto e vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci con le novità per i prodotti Parker. Parker. A strong partner for motion and control technology components, systems and solutions.